Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Nel video di oggi ti mostro come preparare una torta al tiramisù senza uova crude e con un pan di spagna al cacao. Per la preparazione del pan di spagna ho utilizzato 3 uova intere e 100 g di zucchero. Ho montato le uova con le fruste elettriche per 10-15 minuti fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Ho poi aggiunto 80 g di farina e 20 g di cacao amaro setacciati, mescolando dal basso verso l'alto e delicatamente per non far smontare il composto di uova. Mi raccomando, questa procedura è molto importante farla in maniera delicata, perché sarà ciò che contribuirà alla lievitazione del dolce nonostante non ci sia la presenza del lievito. Ho versato il composto in una teglia da 18-20 cm e ho cotto il pan di spagna a 170 gradi per circa 20-25 minuti. Ho lasciato intiepidire il pan di spagna prima di toglierlo dalla teglia e l'ho lasciato raffreddare completamente prima di tagliarlo. Qui ho preparato la crema al mascarpone cominciando a montare 2 tuorli con un cucchiaio di zucchero. Ho preparato lo sciroppo con 70 g di zucchero e 50 ml di acqua e l'ho cotto fino a farlo arrivare ad una temperatura di 121 gradi. Mi raccomando, è molto importante rispettare questa temperatura per la corretta pastorizzazione delle uova. Ho versato lo sciroppo caldo sui tuorli e ho continuato a montare con le fruste elettriche fino al raffreddamento del composto. Ci vorranno circa 10-15 minuti. Ed ecco qua la perfetta pastorizzazione delle uova. Ho montato 250 g di mascarpone con 250 g di panna fresca, ben fredda. Ho aggiunto i tuorli pastorizzati e ho mescolato con le fruste elettriche fino ad ottenere una crema omogenea. Ho tagliato il pan di spagna e l'ho bagnato con il caffè diluito con il latte. Io preferisco un gusto più delicato di caffè, ma se preferisci puoi evitare di diluirlo con il latte. Ho bagnato il pan di spagna con il latte e caffè, ho aggiunto la crema al mascarpone. Una spolverata di cacao amaro. E ho bagnato con il latte e caffè anche il disco superiore di pan di spagna. Ho poi decorato con il resto della crema al mascarpone. Ho aggiunto dei ciuffetti di panna, un'altra spolverata di cacao e il tiramisù è pronto. Puoi personalizzare la decorazione come meglio preferisci e aggiungere anche delle scaglie di cioccolato o della frutta secca. Conserva il tiramisù in frigorifero per qualche ora prima di servirlo.
Questo tiramisù è un'ottima alternativa al classico tiramisù preparato con i savoiardi. Inoltre può essere preparato come torta di compleanno per una ricorrenza speciale. Io ti ringrazio per la visione. Se ti fa piacere, iscriviti al mio canale e ci vediamo alla prossima videoricetta. Ciao!